3.000-4.000 anni fa, più o meno all'incirca, c'è un villaggio, sì, un villaggio dell'età del bronzo, che viene completamente distrutto da quell'eruzione. No, no, là qui dietro sta Nola. Da quell'eruzione del C'è un villaggio dell'età del bronzo che viene addirittura seppellito interamente da questa colata di fango, ceneri e lapilli di quell'eruzione. E oggi questo villaggio sta più o meno 3 metri e mezzo, 4 metri sotto la strada attuale. Andate a arrivare quell'eruzione lì, ma è 1 metro e si può prenotare sui monti. Lo stesso anno, lì 4 metri, qui solo 1 metro. L'hanno portato pure alla luce questo villaggio, per questo poi abbiamo saputo, abbiamo visto anche la capanna come era fatta. Però siccome c'è un problema di dissesto idrogeologico, c'è la falda qui fra che sale e qui l'hanno coperto pure il Allora, a Poggiovenere sono uscite delle parafitte, dei villaggi sulle parafitte. Hanno aperto, hanno e poi tanto Sì, perché perché stando all'aperto serve la cura costante, come no, non si ci può voleva garantire. l'acqua, ci voleva l'acqua, un campo pure dei marginali per portare l'acqua a spese e poi dopo Sì, perché poi costo bisogna la gestione. Fai la visita guidata a spostare qua. Sì, no, aspettiamo qua, la visita guidata. Siamo sicuri del fatto vostro. Devo aspettare qui, Miriam. Ci sono, brava, chissà. Però la strada non può fare e gestirli a un costo tale. L'Italia aveva avuto dei fondi dalla comunità europea per fare queste cose. Sono usciti, hanno scavato eccetera eccetera, sono usciti proprio le parafitte, proprio il legno Quindi di poi dopo, visto che ci